Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avete detto dal titolo e come avete visto dalla copertina, quest'oggi nuovo unboxing e preparatevi perché febbraio-marzo sarà mese di grandi novità, quindi preparatevi per tante novità in arrivo, tra cui questo unboxing. Dunque ragazzi, mi raccomando, superiamo i 100 like per un altro unboxing, perché voi non lo vedete, ma qua ho altre 4 scatole, ecco. Dico questo. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Quindi che dire, unboxing time! Dunque ragazzi, intanto direi di prendere il pacco. Eccolo qua. Cutter alla mano. Magari sapessi tagliare. Ok. Bene. Abbiamo un bel po' di roba. Un bel po'. Eh già. Allora, prima cosa, degli insert in piombo da luccio, o comunque da predatori. Abbiamo la 5 grammi, la 10 grammi, 15 e 20 grammi per poi fare le armature per la pesca luccio, siluro. Ma volendo la 5 e la 10 e forse anche la 15 andrebbe bene anche per perca in reale, quando si va a cercare i pesci di taglio ovviamente. Andiamo ad aprirlo un attimo. Allora, vediamo, abbiamo 1, 2, 3 piombi smistati e 5 attacchi. Primo piombo. Sì, potevamo fare un unboxing più semplice, no? Allora, questo è l'attacchino con spazio per il moschettone. Aspettate, magari ve lo metto a fuoco. Spazio per il moschettone, ma anche spazio per metterci l'assist. Ne abbiamo 5, più quello che è inserito già nella testa a 5 grammi. Da solo, devi capire un attimo come. Guarda, giustamente da una parte è più lungo perché ci va inserito il piombo. Mind blowing. Ah, c'è anche un verso, ok. Ecco qua, ad esempio la 10. Eccolo qua. In più, quindi ce ne abbiamo quelle per la 15 e la 20. Guardate, c'è un intaglio più grande, l'altro più piccolo. Quello più grande ovviamente va inserito sulla parte più lunga. Premuto un po' ed eccolo qua, questo attacco. Così non ho sempre la solita testina piombata, ma anche o togli il moschettone, togli la testina e cambi il peso, oppure direttamente sfili la molla qua dall'esca e l'armatura, quindi se hai bisogno di un'armatura più lunga, più corta, ma boh, vedremo. Allora, quindi allora intanto mi metto i piombi sull'attacchino in modo da non perderli. Dopo, volendo, posso montarli sugli ultimi due, posso montarli su altri due shad e posso cambiargli il peso, oppure lasciarli spiombati, ecco. Poi passiamo ad un altro prodotto, ovvero ho preso degli stopperini per pescare a Texas, perché me ne sono andati via un po' la scorsa stagione. Non che ne usi tanti, cioè me ne sono usciti due pacchetti. Adesso ne ho ancora uno, quindi ne ho preso uno di riserva. E niente, degli stopper normali in gomma per pescare a Texas. Poi, altro prodotto, porta esche piccolo per piccoli jerk minnow, che comunque ne ho già riempiti due, quindi sì, ne ho bisogno di un altro. Niente di che, quello al solito a due scomparti, semplicissimo, economico, giusto per riserva. Andiamo avanti con questi shaky head da 7 grammi montati a Texas. Quindi speriamo di poterli utilizzare su dei bei pesciotti, dei bei bassotti, dei bei perch, dei bei reali. Come cazzo si apre questo?
Spiegatemi, cioè, ho staccato da una parte, però non si apre niente, cioè. Mannaggia, quelli che fanno queste confezioni che non si possono aprire. La prossima volta fate delle aperture un pochino più semplici, perché qua ci vuole il tagliasega, non, ci vuole la motosega per tirare fuori una testina piombata. Figa. Non il tagliasega, direttamente non... Oh. Non sto scherzando, ci si mette un bordello, dopo anche cestinare tutto quello che tiri via per aprire queste testine, cioè, è tutto da buttare alla fine. Ma che palle! Io speravo di aver trovato. Oh, forse ho trovato un'apertura? No, le altre carte. Ce l'ho fatta ad aprire uno spiraglio. Certo che se dovessi essere in pesca, ho appena preso queste testine, mia nonna. Faccio ora perdere un quarto d'ora prima di entrare in pesca, figlio. Sono quattro testine. 2 4/0 e 2 3/0. Ok. 4/0. Ok. E 3/0. Così posso montarci i gamberi e gli shad per andare a pescare. Bello Texas antialga e non incagliare, quindi. E come ho detto, bass e reali saranno l'obiettivo di queste testine. Andiamo avanti. Ho preso anche delle testine con la testina football jighead per poter fare dei piccoli jig da andare sulle rocce. Ecco, l'amo non è grandissimo, andrebbe bene anche a shad, cioè sarebbe meglio montata per i reali su roccia, però a me interessano le testine per fare dei finesse jig per andare a pescare sulle rocce, perché spesso e volentieri mi trovo su rocce, quindi i football sono meglio perché hanno più superficie appoggio. E sono 7 grammi, per fare jig normali sono un po' piccoli gli ami, però volendo per innescarci degli shad potrebbero anche andare bene. Poi, andiamo avanti. Allora, qua ho... Quanti sono? 1, 2, 3, 4 e 5. Capitana. 5 chatterbait. No, scherzone, sono... No. Ho 6 chatterbait, me ne ero perso uno per strada. Sono chatterbait che ho trovato su Amazon, perché così volevo provarli. Sono da, boh, se non sbaglio, o 7 o 10. Una testina staccata e amo Texas. Ecco, bisognerebbe provare a vedere quanto tiene attaccati tramite un split ring. L'amo è un po' flessibile, però la testina sembra tenere, al massimo cambierò l'amo. Li ho presi per andare a pescare soprattutto Texas nelle cover areali e basse, perché mi sono stufato di andare ad impigliare con i chatterbait normali sugli herbai, su rami, quindi ho preso quelli Texas, così sto prima. Allora, qua abbiamo la colorazione un bianco marrognolo, ok, un baitfish praticamente. Tipo che vedo uno scardola. Ok, poi abbiamo uno tra i miei colori preferiti. Black and red. Ok, dopo. Vediamo un po'. Qua, oh, bello. Questo lo andrò a provare sicuramente il prima possibile. Baitfish classico, bianco-nero. Poi... un altro colore che uso tanto, che mi piace, black and blue,
Tra l'altro, oh. Resiste la paleta, cioè bella, bella dura, non è che si piega. Buona cosa. E poi l'immancabile. Dunque ragazzi, per questo unboxing è tutto. Vi ricordo di lasciare like, condividere il video, iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Come detto prima, ci saranno molti video in arrivo molto interessanti e particolari, spero. Dunque mi raccomando ragazzi, venitemi a seguire pure su Twitch. Che streamo adesso la sera un po' più con difficoltà perché sono pieno di impegni, però comunque ci si fa delle belle risate e direi che per questo video è tutto. Ciao a tutti!